un altro po' per fare questo numero per voi, mi ammazzo. Buongiorno ragazzi ed eccoci qua, ci troviamo improvvisamente nel sentiero. Stavo continuando l'allenamento che ho lasciato in palestra, no, a parte gli scherzi. Oggi mi sono tenuto un po' libero, sono qua in chiesetta. Ho già fatto un giro alla chiesetta 1, adesso andremo a fare un altro giro insieme. E sta esplodendo il caldo, ultimamente è difficile anche fare video perché insomma la stagione ultimamente, insomma, piogge temporali, era anche difficile uscire con una certa regolarità in bici. Volevo discutere un attimino con voi, fare due parole su quello che è l'allenamento della forza, per capire al meglio come integrare l'allenamento della forza per l'enduro, per la mountain bike. Fino a qualche tempo fa c'era un concetto erroneo, no? Per chi voleva fare pesi o allenare i muscoli per favorire poi l'attività, il proprio sport di riferimento, che può essere la mountain bike oppure altro. E si pensava, facciamo pesi leggeri, veloci, così non metto su massa, non mi affatico troppo. Ecco, però quella era una vecchia concezione. In realtà, per fare allenamento della forza con i pesi o corpo libero in questo modo, secondo me è meglio non fare nulla, andare di più in bici piuttosto. Se invece si vuole sviluppare, allenare la forza per avere un transfer, avere un vantaggio nel proprio sport di riferimento come la mountain bike, bisogna proprio fare la forza, ovvero carichi alti, basse ripetizioni. Ovviamente bisogna arrivarci a un concetto di questo genere, perché se uno è un principiante non può iniziare subito così. Carichi alti, basse ripetizioni, pochi esercizi, bisogna costruire le basi, e le basi quando si allena la forza sono un po' uguali per tutti, no? Quindi fare un potenziamento generale utilizzando tanti esercizi, usando carichi medi, ripetizioni medie, sostanzialmente tutti quegli esercizi dove riesci a fare tra le 8 e 12 ripetizioni. Questo per costruire una base. Poi piano piano vai a scremare e si va verso un concetto di allenamento della forza, e questo tipo di allenamento della forza pura diventa veramente il transfer puro che ti dà un vantaggio nei tuoi sport di riferimento, perché si va prevalentemente ad allenare il sistema anaerobico a lattacido, e poi quando si va in bicicletta sì, ci si avvantaggia di una maggiore forza per addomesticare nei vari gesti della bici, ma poi andando in bicicletta si allena un altro sistema energetico, si fa più il sistema aerobico organico, il sistema anaerobico lattacido organico generale. Questo è un discorso un po' tecnico, come dire, sono due attributi differenti e il corpo si adatta a sostenere tutti e due gli allenamenti. Tipo, molto spesso faccio una sessione di forza nella mia palestra al mattino, poi la sera o il primo pomeriggio vado in bicicletta. C'è da dire che, appunto, essendo due qualità diverse, poi il corpo si adatta, no? Ma devo dire la verità, dopo l'allenamento della forza, se fatto bene, ti dà quella carica energetica, quello stimolo neurale in più anche per andare anche con più energia proprio dopo aver fatto l'allenamento della forza. E questo è un po' il discorso generale. Quindi io ti consiglio nel tempo di sviluppare, entrare in un concetto di allenamento della forza pura. Sarebbe meglio a corpo libero, secondo me, quindi fare calisthenics. Fintanto che sei all'inizio, ti consiglio di fare esercizi generali, quindi diventare forte negli esercizi di spinta, di tirata, quindi push up, i dip, le trazioni, tanti esercizi per il core, esercizi per gli arti inferiori, anche questi, non perché vai in bici, insomma, devi tralasciare anche questo aspetto. Spingere carichi come se fosse aria fritta, secondo me, poi non ha tanto senso. E questo era un po' il discorso generale. L'allenamento della forza massima e soprattutto a corpo libero ti dà veramente un vantaggio in più. A corpo libero perché ovviamente si avvicina molto al mondo della bici, no? Ti permette di aumentare anche il concetto di controllo del tuo corpo, consapevolezza del tuo corpo, e capisci bene che in uno sport come la mountain bike, il freeride, l'enduro, questo viene davvero utile. Un altro discorso da fare è che anche nella stessa giornata tu puoi fare doppia seduta d'allenamento. Magari al mattino, se hai la possibilità, fai l'allenamento della forza, la sera la bicicletta, oppure insomma fai a giorni alterni. Però se li vuoi mettere nella stessa giornata, sarebbe meglio mettere al primo posto l'allenamento della forza, anche se sei ancora in un concetto molto generico, e puoi andare a fare l'uscita in bicicletta e non viceversa. Capisci bene che dopo un'uscita in mountain bike diventa difficile avere lo spunto giusto quando devi spingere coi muscoli. Se vogliamo approfondire ne parleremo in altri video. Adesso andiamo a fare una chiesetta 1 insieme. Ok, si parte, sempre attenzione.
brutto colpo. Sempre ok, diamo un rapido check. Sembra un po' friabile. Allora, qua facciamo la linea di sinistra. Il sentino andiamo a farlo lo stesso. Saltino lo faccio sempre. Tornato indietro per prendere la linea di sinistra. Hanno fatto sto passaggio, me l'ero perso. Che figata. Qua c'era. Ma qua è una goduria, ragazzi. Ah, il salto qua l'han chiuso. Stanno, cavolo, gli stanno scavando una pozza. Pietrone. Wow. Ed ecco qua, il giro finisce esattamente all'imbocco della chiesetta 2. Oggi non lo faccio che devo rientrare velocemente. Tra l'altro inizia il caldo, quindi girare in chiesetta 1 è l'ideale, perché c'è la risalita bella fresca nel parco. E niente, questo era il video di oggi, spero di avervi dato degli spunti utili. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, così mi aiutate a farlo crescere. Ormai l'obiettivo dei 1000, tanto gognato 1000 iscritti, si sta avvicinando. Ricordatevi che per i 1000 iscritti ci sarà il famoso super video contenuto speciale. Speriamo di arrivarci per la fine dell'estate, ok? È davvero tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!